Italia. Chiama Italia. DJ, chiama Italia. Testimonianze che arrivano di cose che si fanno per amore. Radio DJ 10:42, DJ che mi taglia fino a mezzogiorno. Massimiliano da Imola: io faccio avanti e indietro da Malaga almeno una volta al mese per andare a vedere la mia ragazza che è spagnola e abita appunto lì. Per amore, il mio una ragazzo. Volta che poi arriva lì, dalla spagnola, come dire, si aspetta un caldo benvenuto tra le sue braccia. Per amore, il mio ragazzo torna tutti i venerdì sera da Udine, dove lavora, a casa a Terni, e il lunedì torna su. 1200 km. Però niente male, se non è amore questo, ci dice. Però non è solo legato agli spostamenti. No, l'amore, per esempio questo. Per amore ho superato la paura dell'aereo 20 anni fa. Oh. Adesso per amore vado in Brasile ogni anno con mio marito. Per esempio, a parte gli scherzi, per amore Manuela, la mia compagna, ha iniziato a sciare, per esempio. Prima odiava il freddo, la neve. Sì. Invece poi piano piano, no? Si è accostata. Per amore d'altronde, io vado a correre. D'altronde lei si è messa con uno dell'Alto Adige. Certo, con un tirolese. No, per amore, per esempio, io vado a correre, perché in realtà è più lei la sportiva. Certo. Prima di te, pensa un po'. Se vuoi starle dietro, sono cinto d'assedio. Guarda, questo secondo me è quello che cercavamo. Sono un avvocato, dice, avvocato friulano, e per amore faccio la factotum in un'officina in Piemonte. Urca miseria. Ha cambiato regione, certo. Ha cambiato soprattutto professione, certo. Scendendo, senza mancare di rispetto a nessuno, anche un po' di livello, no? Da avvocato a Sì. Erano ben altre forse le ambizioni. Bisogna vedere l'ulcera dell'avvocato e l'ulcera di quello dell'officina. Questo è vero. Abbiamo al telefono Sara, buongiorno. Ciao. Sara dalla provincia di Pavia, giusto? Sì. Senti, dice, io per amore ho fatto un viaggio di 25.000 km dall'Australia per rivedere un ragazzo. Gli ho anche pagato il biglietto per tornare là con me e alla fine, il giorno prima di partire, ha cambiato idea. Aia. Cosa non si fa per amore? Quindi tu hai fatto questo grande sacrificio, ma in cambio non ti è rimasto in mano niente. Esatto, mi sono fatto tutta questa strada rinunciando in parte al mio sogno che era l'Australia, però intanto adesso ci ritorno, ma da sola e senza soldi. Ma spiegami un attimo, tu stavi in Australia e lui dove stava? Lui è qui, quindi mi ha detto dai torna che io voglio venire lì con te, ti prego. Ah ok, tu sei tornata qua a prenderlo. Sì, per portartelo nella terra dei canguri. Esatto. E lui? E lui poi a un certo punto mi fa, però forse... Cioè, ma a un certo punto dopo quanto? Tipo all'aeroporto, come nei film? Il giorno prima. Ragazzi, ma da film questo. Ma secondo te lo ha spaventato l'Australia o tu? No, col matrimonio. Secondo me, c'aveva tanto tempo per pensarsi, proprio il giorno prima. È lui che ha voluto decidere di venire, io non l'ho mai convinto. Senti, cioè, siccome siamo partiti, Sara, dall'esempio della nuotatrice francese e del ragazzo italiano, no? Esatto. Dove entrambi hanno più o meno 20 anni, 21 anni, noi più volte, scherzando, abbiamo invitato i due a stare un po' attenti, perché fare queste cose a 20 anni, insomma, forse non si ha veramente il senso della realtà, no? Quanti anni avevate voi davanti a questo sacrificio? Quanti anni avevate? Io 25 e lui 20. Cioè adesso è successo? Adesso, sì, ma io adesso sto ripartendo per tornare là in Australia. È fresca. Però lei 25 e lui 20. Lui 20. Ma tu come Sara? A 20 anni pretendi che questo ragazzo, insomma... Si mette con una tardona per cominciare. E poi gli chiedi di cambiare vita in maniera così drastica. Poverino, ci avrà anche riflettuto forse, no? Ce n'avevo 8 mesi per riflettere. Questo è vero, questo mannaggia, è vero. Mannaggia. Dai, Ame, io ritorno là. Però. Dove vai? Là dove? Io torno a Sydney. Okay. Sydney. Giorno ne stavate parlando, ho avuto un attimo di nostalgia. Ma senti, va, in questi 8 mesi di Sydney mi vuoi far credere che nulla è accaduto? Ma da parte mia no, dalla sua ho qualche dubbio al momento. Perché le rotonde di Garlasco tu mi insegni. Esatto. Vabbè, senti, la scelta praticamente, come direbbe la Pausini, è fra te e il mare, non posso più dividermi. Cioè fai fra finta te che mare. Sei tu a scegliere, fai finta che tu sei la Pausini e dici a lui, come si chiama lui? Christian, io non posso più dividermi fra te e il mare, preferisco il mare dell'Australia. Oh. Quindi ciao, vado via anche io e torno indietro. Oh, ti lascio alle zanzare di Pavia. Buon viaggio, Sara. Grazie a voi. Ciao. E ecco. Questa è Laura Pausini. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia.